Allora, cosa prevede questo servizio antimobbing? Allora, il servizio antimobbing prevede varie sfere di attività. La prima è sicuramente di essere il centro di competenza per la tematica del mobbing e la seconda è sicuramente di dare informazioni, consulenza e, se possibile, anche mediazioni a lavoratori e lavoratrici che sono vittime di mobbing. La seconda cosa è importante di questa legge che siamo anche, diciamo, centro di competenza per le aziende, per cui anche per, diciamo, responsabili di aziende possono avere delle informazioni da parte nostra, per esempio, di come prevenire il mobbing in azienda. La seconda sfera è sicuramente quella della sensibilizzazione dell'informazione attraverso convegni, attraverso opuscoli dell'informazione e cose varie. La quarta è sicuramente una creazione di una rete di esperte e di esperti in materia e di questo coordinamento, questo è uno di questi compiti. E la quarta è quella di avere dei dati proprio sul fenomeno, per cui chi vuole saperne si rivolge a noi e noi gli diamo tutti i dati sul fenomeno del mobbing. Vittime di mobbing, più donne o uomini? Allora, dalla letteratura sappiamo e dagli studi internazionali sappiamo che le donne hanno un rischio più elevato di diventare vittime. Questo va, diciamo, è logico perché le donne spesso sono anche più vulnerabili sul mercato del lavoro e per cui spesso sono anche delle vittime di mobbing. Sappiamo che, per esempio, il mobbing per maternità o dopo il rientro della maternità obbligatoria, dove per esempio chiedono un part-time, è molto elevato.